Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Oggi voglio girare un video chiacchiericcio, un video molto molto leggero e ne approfitto per rispondere a un tag di Vicky Makeups. Vi lascio il link al suo video nel box informazioni così potete andare a curiosare anche il suo canale, perché lei mi ha taggato nel video tag The Italian Tag. È un video carino, simpatico, leggero, poche domande, veloce. Facciamolo, dai. Allora, prima domanda: quanti caffè con quanto zucchero ogni giorno? Io attualmente se lo bevo è un caffè al giorno senza dolcificante di alcun genere. Semmai un goccino di latte vegetale o di soia, di mandorle, di riso no perché sta malissimo. Seconda domanda, pizza preferita? Io mangio sempre la pizza ortolana e non deve mai mancare le melanzane e i carciofini. Se voglio fare la porcata, il mio top è pizza al gorgonzola con patate lesse, carciofini e melanzane. Provatela. Terza domanda, pasta preferita? Io non sono per la pasta, sono più per il riso, quindi risotti di tutti i tipi. Se devo scegliere, tagliatelle e funghi porcini. Una meraviglia. Quarta domanda, miglior passatempo preferito italiano? Allora, io non so giocare a carte, se non solitario e scopa. Quindi, il passatempo top italiano normalmente sono i giochi con le carte o guardare le partite di calcio, non sono per entrambe, quindi niente. Quinta domanda, una frase in dialetto. Allora, io sono una cozzaglia di regioni perché abito in Emilia Romagna da una vita intera, però sono metà veneta e metà pugliese, capisco poco i dialetti di tutte e tre le regioni, quindi neanche una frase in dialetto vi posso dire. Sesta domanda, dolce tipico preferito? Sono indecisa tra il tiramisù, il profiterol e la crema catalana. Un tris di dolci? Bah. Allora, settima domanda, come chiameresti la tua pizzeria? Che Bianca, quindi da Bianca. Non so, mi insegna accogliente, familiare, molto, molto dolce. Non so, io la chiamerei così. Ottava domanda, persona tipi italiana numero 1. Allora, questa domanda neanche Vicky l'aveva capita. Non so chi ha ideato questo tag, cosa volesse sentirsi rispondere con questa domanda. Io attualmente non vedo una persona che possa rappresentare l'Italia in tutto il mondo, in nessun personaggio politico assolutamente no, sportivo nemmeno. Nella musica o tra gli attori nemmeno, cioè adesso come adesso non mi viene in mente nessuno. Quindi bypasso questa domanda. Nona domanda, ristorante preferito? Allora, non ho un ristorante preferito perché a me piace mangiare, cioè la serata che mi va la pizza, il sushi o comunque il giapponese, cinese, la volta in cui mi va l'hamburger, e c'è presso l'American Graffiti, la catena di ristoranti, c'è una pagina di pietanze per i vegetariani, alcune per i vegani, quindi ci posso andare anch'io, insomma, non ho un ristorante preferito. Decima domanda, quale canzone italiana ti salta in mente? È una canzone dei Negromaro ed è Mentre tutto scorre, è un po' di giorni che mi saltella in testa. Undicesima e ultima domanda, albero o presepe? Tutte e due. Io fin da piccola ho sempre visto sia l'albero che il presepe. Se devo scegliere, scelgo il presepe come poi lo scorso Natale. Non mi andava di fare l'albero, ho decorato tutta la casa e ho fatto il mio presepe. Non come l'avrei voluto fare perché a me piacciono i presepi giganti, però l'ho fatto. Allora, le domande sono finite. Chi taggo? Taggo tutte quelle che lo vogliono fare, tutte, 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 comprese solo le blogger, quindi coloro che non hanno il canale ma hanno solo il blog. Secondo me potrebbero fare un articolo carino con la foto e la risposta, insomma. Mi sembra un tag molto, molto carino, leggero. Se vi va di farlo, fatelo.
se volete solamente rispondere alle domande, fatelo, postatemi tutto sotto al video. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!